Dopo 10 anni a San Piero d'Arena, e lui a San Piero d'Arena ha lasciato il cuore, molto a malincuore, viene mandato come ispettore negli anni 80 delle case di Francia. Quando lui arriva in Francia, le case salesiane erano solamente 4. E tra l'altro molto a rischio, perché la Francia era in un periodo in cui si chiudevano i conventi, si mandavano via i religiosi. Ecco, lavorare in Francia in quel decennio era veramente una cosa difficilissima. Eppure, ovviamente i salesiani non si presentavano come religiosi, ma come una società di persone di buona volontà che vogliono educare i giovani. Vengono accettati e addirittura le opere salesiane si moltiplicano, da 4 diventano 11. Ecco, case salesiane che vediamo piene di ragazzi, o comunque mastodontiche, con l'idea di salvare il più possibile, perché questa era sempre l'idea di Don Bosco. Per i giovani non dobbiamo, come dire, lesinare gli sforzi, dobbiamo dare il massimo. E lui in questi 10 anni ha dato veramente il massimo. Alcuni dicevano che nel suo modo di fare non era una persona, diciamo, che badava anche comunque solo a costruire case, a farsi, come dire, un bel nome, ma badava alla formazione di confratelli. Cioè, i confratelli dovevano essere convinti, religiosi, pur se magari non sembravano tali agli occhi dello Stato, ma persone che comunque si dedicavano al bene dei ragazzi. Ecco, io penso che siano anni fondamentali per lui, e come vedremo, anche qui ci lascerà il cuore. Una persona che fa fatica a staccarsi da un luogo, ma poi si affeziona al luogo in cui viene mandato. Penso sia un bel esempio per ciascuno di noi.